Aveva la testa nell'Aspromonte, il cuore in Olanda e le braccia in Turchia, la rete internazionale di distribuzione all'ingrosso di cocaina ed ecstasy sgominata da un'indagine comune di Eurojust, l'organismo unitario della giustizia in Europa, che ha coordinato Italia, Olanda, Germania e Belgio. L'indagine è partita nel 2014 da una segnalazione della polizia fiscale olandese per un sospetto caso di riciclaggio attraverso alcuni ristoranti italiani in Olanda, tra Horst e Verre. L'inchiesta, sospinta dalla Procura di Reggio Calabria, guidata allora dall'attuale procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao, è andata più a fondo e ha segnalato collegamenti con altre attività in Germania, nella regione della Renania-Vestfalia e con Reggio Calabria e Catanzaro. In pratica si è scoperta una rete economica dell'Andrangheta in tutta Europa di riciclaggio e supporto allo spaccio di droga. L'Andrangheta si muove con professionisti, con commercialisti, avvocati, con uomini che riescono con gentilezza, con cultura ad aggregare attorno a sé anche esponenti delle istituzioni. Lo stesso rischio che si corre in Italia lo si corre all'estero nel momento in cui l'Andrangheta arriva con tutta la sua organizzazione. L'operazione ha portato alla cattura di 83 persone in 5 paesi diversi, Italia, Olanda, Germania, Belgio e Lussemburgo, e a sequestro di 4 tonnellate di cocaina, 124 kg di ecstasy e circa 2 milioni di euro. L'operazione ovviamente non mette in ginocchio l'Andrangheta, ma conferma invece l'incredibile peso che la mafia calabrese ha in Europa e nel mondo. Infatti i calabresi sono praticamente lo snodo tra i produttori sudamericani e l'Europa, ma fanno anche da broker internazionali per le altre mafie, come la russa e le triadi, tanto da pensare di pagare i cartelli colombiani e brasiliani in bitcoin. È stato possibile in tempo reale seguire e ricostruire tutta una serie di traffici illeciti che questi soggetti di 'Ndrangheta ponevano in essere non solo in Italia ma anche in Nord Europa. La mente di tutto era San Luca in Aspromonte con a capo il clan dei Pelle Vottari e poi gli altri gruppi della Locride.